Entro il 15 settembre a Palermo sarà completato il nuovo asfalto nell'asse che va dal porto fino alla via Belgio. L'obiettivo è arrivare alla definizione dell'intervento entro l'inizio dell'anno scolastico. L'obiettivo è quello che abbiamo detto nel mese di maggio in conferenza stampa. L'obiettivo è quello di cominciare, come abbiamo fatto, la manutenzione di strade e marciapiedi in questa città. In pochi mesi abbiamo cominciato a vedere i primi risultati. Siamo qui in via Ausonia, dove la pavimentazione è stata scarificata e a giorni sarà posato l'asfalto. È un programma che abbiamo definito ambizioso e realistico, che prevede da 3 a 5 cantieri a settimana da qui alla fine della sindacatura. Palermo aveva bisogno di un intervento molto corposo sulla manutenzione, ci siamo riusciti a fare le gare, ad individuare le ditte, ad avere le somme, grazie anche al Consiglio Comunale, anzi soprattutto al Consiglio Comunale che sta investendo ulteriormente su questo tema. Quali sono gli assi su cui interverrete nelle prossime settimane? Continuiamo con gli assi, diciamo, principali. Abbiamo interventi su Via Crispi, abbiamo interventi stiamo provando a chiudere l'anello che va da Piazza Diodoro Sicolo a Piazza San Francesco di Paola. Continueremo con interventi sui quartieri, su Corso dei Mille. Su Viale Michelangelo, continuiamo a concentrarci in questa prima fase sugli assi principali della città e maggiormente deteriorati. Credo che il cambio è avvenuto quando, diciamo, abbiamo istituito un ufficio manutenzione strade, abbiamo riportato all'interno il servizio, abbiamo appaltato un accordo quadro che è il primo di 46 milioni, abbiamo individuato le ditte, le somme stranamente ci sono sempre state, prima venivano utilizzate solo attraverso la nostra partecipata, prima AMIA e poi RAP. Per emergenze, oggi invece quelle stesse somme vengono utilizzate sia per le emergenze ma anche per la programmazione e i risultati si cominciano a vedere.